fino a quando c'è il mare c'è speranza, dice il saggio. Questa è la città delle contraddizioni, abbiamo la riserva naturale dentro la città e vogliono mettere un altro scarico fognario, è una vergogna. Salviamo il mare di Sfera Cavallo! Vai! La prima scarichi a mare non se ne fanno, non è corretto, noi ci dobbiamo vivere il mare. Noi siamo qua per dire no a questi soprusi, perché Sfera Cavallo è molto bella, come lei vede il mare è bellissimo. In una riserva marina non si può scaricare una fogna. Che fai? Aiuto! Ah. Morbida, sì, morbida. Ah, dove voglio! L'ultima zona di mare con scogli veramente bello è questo. Se perdiamo anche questo, perdiamo veramente tanto, praticamente tutto. E di quella attuale che mi dite? L'attuale è un colabrodo, è stata fatta nei primissimi anni 80 e adesso non ce la fa più. Sono stati fatti dei filmati da parte di Mare Vivo e hanno visto che ci sono già delle grosse perdite di liquami dentro l'area marina protetta di Capo Calvo, ed è quanto dire. Alcuni pescatori denunciano la formazione di una sorta di schiuma e le rocce risultano bruciate. Sì, c'è una formazione di un'alga che viene alimentata con forme organiche e questa la vedete sugli scogli ed è questo sintomo di acqua inquinata. Questo significa che queste alghe si nutrono con degli organismi, quindi sono elementi fecali, sono elementi comunque non idonei. Cosa ne pensa del fatto di aprire qui un depuratore? È già sbagliato quello che c'è attuale, perché non è che funziona al 100%. Un continuo gettare in mare già i liquami. Che cosa trova nel mare? Quindi, acque sporche. Quando puliscono le vasche ci sono zone degli scogli che sono bruciati dai residui delle vasche, cioè dei grassi arrivano a bruciare la costa. Queste sono tutte bruciature del... Qui è ancora peggio, ma lo stesso è nel bordo degli scogli. Ho letto il giornale due giorni fa, eppure contro la normativa europea, ma perché si deve fare questa cosa? Per inquinare più il mare? Poi ho visto i tubi che ci sono qua sotto, qua vicino, che sono tutti malconci, bucati. Aspettiamo che si rompano e il mare inquinato. Il
stata la grande partecipazione della cittadinanza a questa che non è stata una protesta, è stata semplicemente una comunicazione di come la pensa la borgata e di come la pensa la città. E nel comune, nella provincia, tantomeno la regione, sono d'accordo a scaricare le acque in un'area marina protetta e a non tutelare un SIC, un sito di interesse comunitario, per cui adesso stiamo valutando tutte le alternative. Tra le alternative possibili c'è chi come me, come una parte forte della borgata, vuole che si utilizzino nuovamente le acque, quindi attingere fondi comunitari e fondi europei per recuperare queste acque e rimettere nuovamente in circuito per l'irrigazione dei campi e per combattere il dissesto idrogeologico. Questo si è fatto in Sardegna, si fa nella civilissima Europa, vogliamo che si faccia nella bellissima borgata di Sferacavallo. C'è stata solo una voce disunanime, che appunto è quella della provincia, che ha cercato di parlare appunto dei benefici che porterebbe questo progetto. Oggi aspettiamo assolutamente nero su bianco, nel senso non si sa ancora se si farà oppure no. Grande. Senti una foto però questa sera, ma... Noi tutti amiamo questo mare e riteniamo che non debba essere assolutamente mira di questo progetto scellerato. Siete intenuta da sub? Intenuta da sub perché praticamente il simbolo siamo noi che andiamo sott'acqua a vedere quello che scompare in genere che nessuno vede. Il mare è considerato quasi una pattumiera. Uno butta un oggetto, un bicchiere di plastica in acqua e va a finire al fondo. Poi non lo vede più nessuno, è come se fosse scomparso. Noi che andiamo sott'acqua lo continuiamo a vedere questo bicchiere e continuiamo a vedere i danni che fa. La situazione, sono notevoli, no? La situazione del fondale qui nel tratto di Sferracavallo, visto che dovrebbe essere riserva? Questa è una riserva, è una contraddizione che si voglia proteggere una riserva costruendoci uno scarico, no? Mare Vivo da oltre 25 anni che si occupa di tutela del mare. Da 6 anni sviluppiamo un progetto che è il laboratorio sul mare proprio qui a Sferracavallo. Molte volte ci siamo occupati della pulizia dei fondali, tantissime volte, abbiamo trovato di tutto e onestamente ci sembra veramente uno spreco, è una cattiveria, essere sciocchi, ci non approfittare delle possibilità che può dare questo luogo per uno sviluppo economico sostenibile. Abbiamo solo la natura, impieghiamola al meglio e io chiedo anche al Ministero, quando si occupa di dare in gestione le aree marine protette, le dia a chi veramente ci tiene e non chi lo fa solamente per fini politici. Un'area protetta va protetta, secondo me.